Ciao a tutti ragazzi di Dinorec, bentornati sul canale. Eccoci qui di fronte all'Agustinia della Slike. Ho deciso di portare per la seconda volta un modellino della Slike perché è accurato come altri marchi che abbiamo analizzato sul canale, però è facilmente reperibile in tanti negozi, quindi mi sono detto proviamo a analizzarlo, vediamo com'è, se vi piace lo potete comprare in qualsiasi negozio della vostra città e quindi eccolo qui. L'Agustinia, parto con il dirvi che era un sauropode. Io sono abbastanza affascinato da sauropodi perché, oltre al fatto che erano giganti, enormi, e quindi questa cosa mi ha sempre attratto, anche perché rispetto ai teropodi loro non hanno rappresentanti viventi, si sono infatti tutti estinti, tutti quanti i sauropodi. La Slike però ce l'ha riportato in vita ed eccolo qui in tutto il suo quasi splendore. L'Agustinia fu scoperto in Patagonia, cioè la parte finale del Sud America, per intenderci quella che comprende anche l'Argentina. È una zona densa di sauropodi, tantissimi sauropodi sono stati trovati in questa zona del mondo, basti pensare al Patagotitan, forse l'animale più grande che la Terra abbia mai visto. E diciamo ci sono degli studi ancora per stabilire qual è realmente il dinosauro più grande, però il Patagotitan poteva forse rientrare nella cerchia dei dinosauri più grandi e forse anche degli animali terrestri più grandi di sempre. Non ci dimentichiamo anche l'Argentinosaurus o il Dreadnoughtus. Non potevano chiamarlo semplicemente quel collo lungo? No. Comunque vediamo il modellino adesso e partiamo con le misurazioni, perché in un sauropode sono importanti, perché non tutti hanno spazio a sufficienza in casa da poterlo esporre. Vediamo le dimensioni, che da testa a coda fanno 32 cm di lunghezza per un'altezza di 9 cm più o meno al centro, mentre la coda raggiunge i 10 cm. Diciamo che 10 cm non è tanto alto, è lungo, sì. Vedete, hanno scelto proprio una posa con il collo abbassato, peraltro comunque abbastanza giusta, abbastanza corretta, e anche la coda della stessa lunghezza, credo, del collo. La forma mi piace, è classica dei sauropodi, vedete il corpo a botte, anzi forse più che a botte, diciamo un po' leggermente squadrato, diverso dai classici sauropodi, è più, sembra una scatola, però diciamo che ci sta ancora. Vedete anche questo bel verde a mo' di colata che dal corpo praticamente continua lungo tutto il collo fino ad arrivare alla testa. Ops! Diciamo che alcuni sauropodi avevano la coda al posto della testa e viceversa. Pensate che in natura esistono alcuni animali che per confondere i predatori utilizzano un tipo di mimetismo chiamato self-mimicry, cioè una parte del corpo, spesso appunto la coda, mima quella di un'altra parte, allo scopo di aumentare le probabilità di restare in vita durante un attacco. Pensate ad esempio a una rana pescatrice o una pannocchia di mare. Qual è la testa? Sarebbe stato carino se avessero riprodotto nel nostro Agustinia proprio questo tipo di mimetismo, il self-mimicry. Guardate qui, se avessero fatto delle macchie nere a riprodurre la stessa trama, diciamo più o meno, della testa. Sarebbe stata una cosa molto molto figa, che avrebbe dato un minimo di spessore e avrebbe caratterizzato il modellino. Durante un attacco il nostro Agustinia avrebbe potuto confondere l'avversario, praticamente invece di mostrargli la testa, mostrargli la coda. E il predatore, pensando appunto fosse in realtà il collo, avrebbe addentato una parte non vitale. E invece, cara Agustinia, così schiatti, oppure magari ti metti di fianco, così con i tuoi spuntoni infilzi il tuo avversario. Spuntoni che sono un po' la caratteristica principe dell'Agustinia. Vedete qui questo dinosauro famoso appunto per questi grandi osteodermi che percorrono il corpo, che poi si ripresentano in maniera molto molto più piccola sul collo. Queste file di osteodermi, ragazzi, guardate quanto sono belli e quanto sono grandi proprio sulla schiena, a mo' di stegosauro praticamente. È una cosa molto molto affascinante di questo dinosauro, bellissimo, stupendo, piccolo, particolare, non esistono. E già, in realtà pare che l'Agustinia non avesse proprio
La cosa che lo rende un dinosauro particolare, una sua caratteristica. Lagostina, fin dalla sua scoperta, è stata sempre rappresentata così, con enormi osteodermi, piastre lungo la schiena, un po' appunto come lo stegosauro. In realtà, ultimi studi hanno mostrato che quelle placche erano presumibilmente frammenti di costola e ossa dell'anca. Vabbè, voi direte, magari un modellino di 20 anni fa, magari un modellino vecchio, quindi non potevano sapere questi studi. Allora vediamo di quand'è il modellino, ragazzi, è del 2019, però fatto uscire sul mercato nel 2020. Quindi, ragazzi, non ci sono scuse. La Slike ha deciso di riprodurre questi osteodermi nonostante probabilmente già sapesse che non era fatta così. Forse per lo stesso motivo per cui qui c'è scritto disegnato in Germania. Ma in realtà Lagostina, come tutti i modellini Slike, sono realizzati in Cina, dipinti in Cina, scolpiti in Cina, e sì, magari il disegno è stato fatto in Germania, ok? Ma d'altronde vuoi mettere? Fare una Lagostina senza punte è come fare un triceratopo senza corna. Shock! Comunque, a parte la presunta armatura, che non esisteva, di questo dinosauro, è stato descritto molto poco. Una fibula che ci indica che poteva essere lungo fino a 15 metri circa. Frammenti di vertebre, una tibia e 5 metatarsali, parte di coda, insomma davvero troppo poco. Pensate che addirittura originariamente Agostina fu assegnato alla sua famiglia, cioè Agostinide, cioè crearono una famiglia apposta per il dinosauro Agostina, proprio perché pensavano che era un dinosauro mai ritrovato prima, che facesse parte a una famiglia a sé stante, anche se ormai è quasi certo che facesse parte dei diplodocoidi o titanosauriformi, nel clade dei sonfospondili. A volte, pur di fare nuove pubblicazioni e scoprire nuovi dinosauri, dare il nome a nuovi dinosauri, si forza un po' la mano. Comunque, tornando al modellino, non è che faccia proprio schifo, anche se Slike, secondo me, in passato ha fatto di meglio. La posa ci sta, ragazzi, classica, il painting tutto sommato a vista così non mi dispiace, anche se è molto basilare, tre colori senza sfumature, grigio, verde, beige, punto. La cosa meno peggio che vi posso dire è la scultura. Comunque hanno realizzato un buono sculpt, tutto sommato, anche se non esistevano probabilmente, hanno riprodotto questi osteodermi che danno valore al modellino, cioè fanno figo più che altro, e la pelle squame grosse come alberi, però tutto sommato le hanno fatte, guardate qui un po' il dettaglio, un po' di pieghe varie, pieghe anche sul collo, dai. La testa è davvero troppo superficiale, addirittura hanno realizzato un sorriso, e che è Denver. Ok che Slike mira più al mondo dei giocattoli rispetto a quello del collezionismo, e non è certo questo sorriso che ce lo fa capire, però secondo me un pochino si potevano impegnare, un po' di più, cavolo, è pur sempre una testa di un dinosauro. E appunto perché è un dinosauro va fatto corretto, scientificamente corretto, altrimenti facciamo mostri. E questo dinosauro non è corretto. Guardate le zampe, ragazzi, i sauropodi avevano un solo artiglio, qui invece gliele hanno dipinti tutti, come anche le posteriori, tutti dipinti, ma le anteriori ne avevano uno solo e doveva essere dipinto solo questo esterno a, diciamo, a punta. E soprattutto il piede realizzato a mezzaluna. Vi faccio vedere un esempio di zampe ben realizzate in un sauropode, così vedete anche la differenza rispetto a questo non realizzato bene. Ecco qui una zampa del Diplodocus, vedete com'è unghiata? Guardate l'unghia, si vede perfettamente, quindi non hanno riprodotto le unghie, mentre hanno riprodotto solo sulle posteriori, ma le anteriori solo uno è unghiato, e guardate la posizione com'è, non c'entra una mazza con quello Slike. Ecco qua, questa era la zampa corretta che avrebbero dovuto fare. Faccio vedere anche la Margasauro della sempre Safari. Voi direte, perché la Safari fa le zampe corrette e invece la Slike le fa sballate? Questo è un motivo per cui noi collezionisti amiamo la Safari e invece, diciamo, non apprezziamo tanto la Slike. Però se uno non è attento all'accuratezza scientifica, non gliene frega nulla del dettagli e non gliene frega niente, diciamo, della scienza, ma collezione di dinosauri solo perché gli piace l'estetica, potrebbe essere una scelta, diciamo, che io non condivido. Però diciamo che questo è più un modellino rivolto a
a bambini che vogliono giocare, che vogliono un giocattolo di un dinosauro che in realtà non esiste, però che nella loro mente esiste e quindi giocano. Voi direte, allora, perché lo hai comprato? Ci sarà un perché, giusto? Sì, c'è! Lo sto ancora cercando, però sicuramente c'è! No, l'ho preso perché sul mercato non ci sono modellini di Agustinia. Vi sembrerà assurdo per un dinosauro così, diciamo che bene o male visto, cioè lo avete visto ogni tanto, no? In qualche documentario, in qualche immagine, perché è un dinosauro strano, particolare, con questi spuntoni. Però ragazzi, modellini in realtà, a parte Collecta, non ce ne sono. E quindi mi sono detto, prendiamo anche un esemplare di Agustinia nella mia collezione. Se Slike si concentrasse a fare draghi, creature immaginarie, credo che farebbe una cosa più giusta ai fini scientifici. Perché in fin dei conti i modellini sono anche decenti, ma non si può riprodurre un dinosauro senza tener conto di come era il suo reale aspetto, altrimenti si crea un bordello. Trovo carini dal punto di vista estetico, ma pacchiani dal punto di vista scientifico queste file di osteodermi lungo il collo. No, non c'erano delle prove istiologiche fatte su ossa di altri titanosauri hanno dimostrato che non ci sono motivi scientifici per realizzare osteodermi in questo dinosauro, ragazzi. Era presumibilmente liscio. Quindi nel ricordarvi che i dinosauri vanno sempre riprodotti possibilmente come era il loro vero aspetto, un abbraccione da me e dall'Agustia. A proposito di Agustia, in origine il vero nome scientifico fu nominato appunto in Agustia. Solo un anno dopo si accorsero che Agustia è un nome che già apparteneva a uno scarafaggio, quindi voilà, fu cambiato in Agustinia. E beh, cioè, dovevano giusto fare un po' di bordello pure sul nome, no? Allora chiamarono Agustia dal nome del suo scopritore, che si chiamava Augustine. Vabbè, ci vediamo alla prossima.